Ciao a tutti ragazzi, qua è il Camilletto che vi parla e ben ritrovati in un nuovo video di Football Manager. Oggi non sarò nei panni di Gerofronte Scutognazzi che possiamo per il momento vedere qui in azione, ma voglio parlarvi di un argomento che non ho mai trattato in tutti i miei precedenti video di questo gioco. Il tema di oggi è il prezzo di acquisto di Football Manager. Potrà sembrarvi un argomento banale, ma in realtà nel mondo dei videogiochi porta dietro un sacco di considerazioni da affrontare. Il valore di acquisto di un videogioco è il rapporto di fiducia, di stima che intercorre tra il consumatore e il produttore. Io sono disposto a pagarti la cifra che tu mi chiedi perché bene o male ho delle certezze riguardo al fatto che il tuo videogioco mi potrà regalare delle ore per divertirmi. Quello che succede ogni anno è che, come se fossi reduce da una lobotomia al cervello, mi ritrovo nel periodo di fine ottobre, inizio novembre, ad acquistare sistematicamente il nuovo capitolo di Football Manager, tralasciando un paio di anni, tra cui lo scorso ad esempio. Senza andarmi più a leggere le recensioni in giro ormai, perché se ci fate caso più o meno dicono sempre le stesse cose, lodandolo ed elogiandolo, non criticandolo in generale. Per farla breve, ogni volta metto mano al portafoglio e lo compro, quasi basandomi sulla fiducia. Il mio problema, quindi riflessione personale, è che da alcuni anni c'è qualcosa che non mi convince, non mi diverto più come in precedenza, per cui ho cominciato a pormi qualche domanda. La prima che mi è venuta in mente è stata: ma sarò cambiato io? Forse ho perso la passione di un tempo, forse non ne ho più la voglia. Invece ho scoperto che non è stato così, ho scaricato un vecchio Football Manager, uno dei miei preferiti del passato, e sono stato di nuovo travolto dalla voglia di giocare, avrei probabilmente potuto giocare un milione di ore. Escluso questo interrogativo, sono andato avanti e ho cominciato a ragionare. Allora, io praticamente da quando ero piccolissimo, un minuscolo il Camilletto, ho giocato, provato tutti i titoli di calcio manageriale che mi sono capitati sotto mano, tutti i Football Manager, Championship Manager, PC Calcio, le varie app per il telefono, che non è che mi abbiano mai entusiasmato troppo, ma ci sono degli elementi che invece mi piacciono tantissimo. Nei primissimi titoli, ad esempio, ricordo che apprezzavo da morire il fatto di poter scegliere addirittura il prezzo della bevanda da vendere allo stadio, elemento che nel tempo è scomparso nel manageriale un po' più serio. Non che il manageriale non sia serio, badate bene, ma su questo punto ho notato proprio la discrepanza dell'idea iniziale di Kevin Toms, programmatore che io apprezzo tantissimo, ideatore originale del primo Football Manager, ovvero l'idea di un gioco di calcio manageriale il più realistico possibile, ma divertente. La programmazione e la produzione di Football Manager spinge da qualche anno a questa parte sempre più sulla via del realismo. Basti pensare che molte squadre di calcio utilizzano proprio il database del gioco per rilevare e trovare talenti in giro per il mondo. Quindi molto più realismo, a discapito probabilmente un po' del divertimento. Con questo non voglio dire che l'idea sia sbagliata, tutt'altro, anzi, io da programmatore penso che dotare di intelligenza artificiale più realistica possibile una squadra avversaria sia un arduo compito e molto stimolante, ma ne va a discapito un po' del divertimento personale. L'altro giorno, ad esempio, mi ha fatto molto sorridere una pagina sportiva di Facebook che ha postato un vecchio video di Winning Eleven e tutti i commenti vertevano sul fatto che era molto ma molto ma molto più divertente rispetto ai FIFA e PES odierni, nonostante i FIFA e PES di oggi siano molto più realistici di un tempo. Ripeto, io non voglio discutere sul fatto che la strada intrapresa per questa tipologia di giochi sia sbagliata, anzi, penso che più vada verso il realismo e più sia soddisfacente sotto diversi punti di vista, ma io personalmente come videogiocatore mi ritrovo un po' annoiato. Anni fa potevo continuare all'infinito a giocare a Football Manager, oggi no. E questo, ragazzi, soprattutto per due motivi, di cui adesso parlerò, e che mi fanno molto storcere il naso a spendere ogni anno 50 euro per un videogioco che, come vedete adesso in sottofondo nel video, quando lo cominciate ogni anno è praticamente identico al suo predecessore. Soprattutto che ora i soldi non me li dà mia madre, quindi magari non ci pensavo, adesso me li guadagno io, quindi vorrei fare una scelta un pochettino più oculata nei miei acquisti. Credo che sia anche giusto. Non intendo dire che non bisogna comprare Football Manager, io adoro Football Manager,
ma ritengo che spendere quella cifra sia esagerato. Il primo motivo è che io detesto che per un gioco ad uscita annuale, dopo 3 mesi ancora mi facciate uscire dei fix per sistemare i bug che non vanno bene. I fix sono una buona cosa, per carità, ma significa che il gioco non sarebbe dovuto uscire, non era pronto. Allora magari io lo compro, ci gioco il primo mese e mi brucio gli occhi lì davanti, ma ci sono delle cose che mi danno fastidio, poi loro le sistemano, li ringrazio, però magari non mi va di rimettermi un altro mese a bruciarmi gli occhi per vedere i miglioramenti, che magari sono anche di poco conto. Lo so che forse sono anche troppo puntiglioso, ma io sono fatto così, quando c'è da rompere i coglioni li rompo, se qualcosa non mi va bene è giusto che io mi lamenti, soprattutto se ho pagato per averla. Le migliorie che io ho percepito sono sempre cose un po' banali di anno in anno, soprattutto la parte social. A me che me ne frega di andare a scrivere su Twitter, di andare a guardare nei social che i cardi si bomba Mandanara, non me ne frega assolutamente nulla, io voglio trovare il sedicenne con delle statistiche paurose che compro a 30 miliardi di euro perché nel 2030 sarà diventato il più forte di Cristiano Ronaldo e Messi insieme. Adesso forse ho un po' esagerato, anche perché è appunto una cosa che non mi piace moltissimo, trovare quei sedicenni, 17enni con statistiche incredibili che pagate dei soldi allucinanti. Però sono piccoli bug, questi qui va benissimo migliorarli. Il secondo punto che si riallaccia a questo è che purtroppo Football Manager ha un limite intrinseco nel modo in cui si sviluppa. Non è un gioco che bada alla grafica, quindi graficamente, adesso che c'è il campo in 3D, non è che si può lavorare molto su quello. Cioè si potrebbe, ma non è una componente fondamentale. È giusto migliorare l'intelligenza artificiale della visione della partita, per carità, però alla fine non è molto quello che all'utente medio interessa. All'utente medio di Football Manager importa che lo sviluppo dell'allenamento, della tattica, del mercato, dell'interazione con la dirigenza siano fattori ben realizzati e che mi diano il massimo del realismo e del divertimento possibile contemporaneamente. Devono invogliarmi ogni volta. In alcuni capitoli precedenti magari c'era quel bug fastidioso, quell'errore sul mercato, voi entravate in depressione, poi vi licenziavano, ripartivate dalla serie C2, l'anno dopo magari lo sistemavano, quindi non c'era più quello, magari c'era un'altra piccolezza che non vi andava bene. Comunque si tratta sempre di piccole cose. Il punto è che ormai il perno, il motore al quale ruota Football Manager, è sempre quello da anni. Non cambia il nucleo centrale. Possono aggiungere, togliere qualcosa nel contorno, ma l'esperienza di gioco è pressoché sempre la stessa. Non c'è un'implementazione stravolgente. Io dubito che il prossimo anno, Football Manager 2018-2019, voi vedrete un gioco completamente diverso, perché il prodotto funziona e va bene così. Ma siccome ormai è sempre quello, per i motivi che ho detto in precedenza, io sarei stato più favorevole, ovviamente io come consumatore, a comprarmi magari per 2 anni di fila lo stesso Football Manager, pagare il primo anno 50 euro la copia originale e il secondo anno un fix con il cambiamento delle squadre, magari con un database aggiornato all'anno successivo, e l'avrei pagato anche 10-15 euro, ma non 50 euro di nuovo per un gioco che praticamente la fotocopia di quello prima. Perché io mi ricordo tantissimo il mio entusiasmo su Football Manager 2013, però è uscito il 14, quindi devi per forza comprare quello nuovo, anche se è peggiore. Infatti poi ho scoperto che è peggiore, ma era quello nuovo e quindi non volevo tornare al 2013 e magari dovermi scaricare delle crack o cavoli vari per aggiornarmi le rose a quelle del 2014. E questo è il problema. Per cui in conclusione, secondo me, il prezzo non è adeguato al prodotto che ci viene fornito, perché è sempre una fotocopia mascherata sotto piccoli aspetti del prodotto dell'anno precedente. Avrei preferito acquistare per un paio d'anni, anche 3, lo stesso gioco funzionante, funzionale, con le rose aggiornate, per poi invece spararmi in faccia la novità lavorata, studiata e innovativa. Ciò non toglie comunque che Football Manager rimane e rimarrà sicuramente uno dei prodotti più acquistati, come lo è stato finora, e io ora mi accingo nei panni di Gero Frontescu Tognazzi in questa nuova esperienza. A presto!